Allora, buonasera e benvenuti a tutti al nuovo incontro organizzato da Comit University. Io sono emozionatissimo perché vengo da 300 km di distanza e vedere che siete così tanti non nego che mi fa davvero piacere e soprattutto mi fa emozionare. Quindi, i primi 5 minuti di rodaggio mi presento, così magari rompiamo il ghiaccio e ci conosciamo meglio e ci conosceremo, spero, alla grande nel corso della serata. Io sono disponibile veramente per qualsiasi cosa, non vi preoccupate, potete pure tirarmi la tega fino alle 10 domani mattina, non c'è nessun tipo di problema. Ringrazio di cuore Davide che ha introdotto perfettamente il concetto che andremo a spiegare oggi, che è sicuramente il motivo per cui siete qua. E l'idea dell'approachable, del versatile che ha preannunciato è esattamente quello che oggi vi porterò. Vi porterò un po' quella che è la mia esperienza da programmatore, quindi da Vue.js, e anche l'esperienza umana che mi ha portato a scegliere questo tool piuttosto di un altro. Tanto mi presento, io sono Lorenzo, ho 24 anni, la foto lo dimostra che sono un po' cresciuto da qua, e vengo da Verona, e veramente è un piacere essere qua. E voglio davvero ringraziare tutti. Oltre al front-end, che sappiamo già dalla presentazione di prima, sono musicista, mi piace ascoltare, scrivere, riprodurre musica su qualsiasi tipo di dispositivo. Se qualcuno ha qualcosa da farmi sentire, volentierissimo, perché io sono assolutamente aperto a qualsiasi cosa. Due parole anche su dove lavoro. Lavoro in Develon Digital, che fa parte di Develon, e siamo un'agenzia di comunicazione basata su strategia e tecnologia. Facciamo parte di un gruppo internazionale che è ServicePlan. Al momento abbiamo più di 55 persone divise in 5 dipartimenti, di cui 4 di questi fanno prodotti sia verticali che orizzontali, ad esempio Farmaround per un'app come The Events, che è un'altra app, e HBenchmark, che è un'altra piattaforma che permette di gestire gli hotel e i camping. Quindi ennesimo ringraziamento, scusate, però un applauso lo facciamo a Comit perché ha avuto il coraggio di portarmi a me e direi che abbiamo già detto tutto. Per piacere. Grazie. La prima domanda che vi voglio fare, a parte se avete usato Node.js, che non è importante oggi, perché comunque lo vedremo, è: secondo voi è facile fare siti internet? Neanche le web app, perché sappiamo che le web app è complicato, cioè abbiamo i siti internet. Quanti pensano che fare siti internet sia complicato? Complicato. I siti che fate con WordPress, raga, qualsiasi sito internet vetrina, quanti alzate la mano? Bene, allora vi racconto come è andata l'ultima riunione per lo startup di un progetto che mi è successo ultimamente. Allora, arriva il grafico e fa: ah, diciamo così, partiamo tutto con questo mega menu di 4 livelli, dove andiamo a andare sul rollover in alcune voci e mostriamo i principali prodotti venduti, 4 banner, il carrello sopra con le notifiche, ma poi il mobile si deve stringere, deve diventare un accordo, che se la clicchi si apre, si vedono le altre voci, ma attenzione perché se clicchi l'ultima voce in fondo si apre la modale con un form e lo devi anche validare. Ma questo è incredibile. Nella scheda prodotto abbiamo 18 filtri, ma tutti diversi, ognuno per ogni attributo, e li dobbiamo anche ordinare, giustamente. Giusto per non farci mancare niente, mettiamo anche una bella transizione di pagina tra una e l'altra. Allora sì, è veramente facile fare il mio lavoro. Quanti credono che fare siti internet sia semplice al giorno d'oggi? Ora, ecco, io mi trovo spesso a fare siti internet più che web app, in quanto siamo un'agenzia di comunicazione. Però vi assicuro che quando si complicano le cose, vi chiedono di creare dei siti internet un po' più complessi del solito, passatemi il termine, tema di WordPress, diventa davvero complicato. Allora ci siamo resi conto che molte delle problematiche che iniziavano a venire nei nostri progetti, sia passati che futuri, era la gestione del dato. Noi avevamo un dato grezzo e lo dovevamo raffinare su quella che poi è una vista. Quindi
tendenzialmente andando a impastare codice sia vanilla che jQuery su questo codice qua, a un certo punto questo dato non esisteva più. Era l'antimateria per eccezione, te lo trovi una volta nel footer, una volta nell'header, non sai più da dove vieni. Boh. A un certo punto, però, diciamo, ok, ci sono un sacco di framework data-driven a questo punto, ma quale scegliere? Bisognava sceglierne uno semplice da imparare, semplice da provare, approcciabile, versatile, da poter metterci mano subito perché i progetti devono andare online. C'è un budget da rispettare. E questo ha trovato una risposta in Vue.js. Perché Vue.js? Vue deriva da vista. E per introdurre il concetto che dicono il sito internet, ho trovato questo tweet, lo conoscete, Emma Developer, io penso che chiunque lo conosca, e dice: il miglior modo per lanciare un nuovo concetto nel web è aggiungere il prefisso progressive. In effetti, abbiamo il progressive framework. Creato da Evan New, questo signore qua, che ne sa a pacchi, dato che lavorava prima in Google, ha deciso di fare il suo framework, che si chiama Vue. Lavora in Google, a un certo punto decide di mettersi in proprio, di lasciare il suo lavoro e di essere sostenuto da una community, e non prende mica pochi soldi, dopo lo vediamo quanti ne prende, e dice: bene, io ho creato Vue.js, che è la parte di core di tutto il concetto per fare tutto ciò che è il rendering della UI, quindi della componentizzazione, la gestione del dato, andare a riscrivere il nostro UI, darci gli strumenti necessari per gestire tutta la parte di rendering. Poi ti dice: bene, vuoi fare di più? Esiste un router, possiamo andare a creare più pagine e approcciarci verso una single page application. Abbiamo anche Vue, per chi fosse già andato più avanti con le cose, che ci permette invece di gestire il dato in larga scala, ci permette di scalare meglio le nostre applicazioni. E in questi casi è meglio anche usare una scaffolding tool. In questo caso la Vue.cli, tra l'altro, si è aggiornata ultimamente, adesso è in alfa sul GitHub. Se l'avete provato, se qualcuno ha provato ultimamente, ti permette addirittura di configurarti manualmente sia i preprocessori che gli unit testing, che il tipo di template da usare. È diventato davvero uno strumento incredibile. Ma noi oggi ci occupiamo più che altro della parte core. Ma due numeri, giusto per renderci conto della grandezza del framework. 82K di star su GitHub, 87 sono React e 32 Angular, giusto per dare la media dei competitor. Siamo quasi attaccati al primo, che è mantenuto dal signor Facebook, e abbiamo quasi triplicato Angular. Quindi a più di 1 milione di download al mese, 4.000 pacchetti dipendono da Vue.js, il signorino Magnone prende quasi $12,000 da 200 Patreon, e quest'anno ci sono due conferenze su Vue, una è appena passata, quella di Amsterdam, non so se avete seguito, qualcuno sapeva di questa conf. Cioè, c'è una conf di una giornata, mi sembra, di un paio di giorni ad Amsterdam, e ce ne sarà un'altra a New Orleans. La cosa interessante è che neanche un anno fa avevo fatto una talk introduttiva su Vue.js a Verona, e quando metterò online queste slide troverete le altre, i numeri sono raddoppiati in neanche un anno. Questo è giusto per fare il cameo finale. Partiamo con le basi, i concetti che ci introducono a questo framework, ma prima facciamo un passo indietro. Cosa vuol dire rendering della UI in base al dato? Abbiamo uno state, nel caso di Vue.js è il data, per chi conosce già. Andiamo ad ogni cambiamento del nostro data a renderizzare nuovamente la vista. Quindi non dovremo più preoccuparci di tutto questo processo, perché Vue.js ce l'ha come tutti qualsiasi altro framework data driven, lo farà per noi. Ma come Vue.js fa questo? Vue.js usa un pattern ad observable, però l'observer è un API che non è supportato da tutti i browser, mentre Vue.js tiene un supporto addirittura fino a IE9, che ormai è, penso, un dinosauro, credo. E
ci fa vedere come ogni proprietà di data, che è un oggetto JavaScript, viene collezionata in getter e in setter. Questo è già più conosciuto. Ogni getter e setter è collezionato in un watcher. Quando viene cambiato, quindi viene invocato un setter di una proprietà del data, il watcher triggererà un rendering di nuovo del nostro applicativo. È tutto chiaro? Signor Spock non è proprio d'accordo, vorrebbe un attimino di delucidazione. C'ha ragione, perché bisognerebbe vedere un po' il codice. Perché vi faccio vedere questo primo esempio di Hello World, che è semplicissimo. Qual è la prima cosa che si può notare? Che è un HTML, è un index HTML. Io ovviamente questa è una slide, non può partire per forza di cose, viene da Google Slides. Però se io copio e incollo questo codice su un file index.html, la nostra app funzionerà al netto di avere Vue.js scaricato. La cosa interessante da capire è che nell'oggetto di configurazione di Vue.js dobbiamo porre un nodo radice sul quale far partire l'applicazione, sul tag element. E poi collezionare all'interno di data le nostre proprietà. Queste proprietà sono quel famoso state di prima e le possiamo ritrovare all'interno del nostro HTML. Come? Attraverso questa mustache syntax. Non solo possiamo scrivere semplici proprietà di data, ma possiamo anche scrivere espressioni JavaScript. Quindi in questo caso posso scrivere message e aggiungere un'altra stringa statica o aggiungere tutto quello che vogliamo. Alla fine qua dentro stiamo scrivendo del JavaScript. Quello che ne risulterà con un po' di stile è questo. Siamo tutti d'accordo? È molto semplice, però ci rende l'idea di come iniziare. Un'altra sintassi che utilizza è l'attribute binding, perché ovviamente noi non scriviamo solamente all'interno di tag HTML, ma scriviamo altrettante volte all'interno di attributi HTML. In questo caso, Vue.js ci darà la proprietà vbind. Con vbind noi possiamo fare riferimento direttamente alle proprietà di data. E anche in questo caso sempre alle espressioni JavaScript. Se ad esempio noi non abbiamo il protocollo all'inizio dell'immagine, può capitare, possiamo aggiungercela manualmente con una stringa statica. Faccio un esempio banale. E abbiamo anche una shorthand, che sono i due punti. Cosa vi consiglio per rendere l'HTML un po' più scorrevole? Il risultato, ovviamente, è un'immagine. Però. Il conditional rendering, conditional display. Questo viene preso molto sotto gamba. Inizialmente vedo anche dalla gente che spesso lo utilizza o vedendo alcuni tipi di codice, ma anche su progetti online open source spesso e volentieri non viene solo confuso cosa fa, ma anche quali sono le conseguenze di usare uno e l'altro, perché il conditional display, che è show, o è visibile o appende un display none, quindi un attributo di stile all'interno del nostro HTML. Il WHOIF, a differenza, quando non è visibile, non renderizza l'HTML. In questo esempio non cambia niente, perché stiamo parlando di una riga, un'unica riga di HTML, non cambierà assolutamente nulla. Però immaginate di avere applicato questo WHOIF attorno a anche componentizzato, quindi vedendo anche solo un tag, però a 100 righe di HTML. Quanto costa a un browser andare ad appendere 100 righe di HTML? Un esempio pratico, una modale. Non userei mai un WHOIF su una modale, ad esempio, perché so che è un contenuto che non è visibile e probabilmente presto sarà visibile, perché la prima interazione di un utente vedrà la mia modale, quindi andare ad appendere, passatemi il termine, 100 righe di codice all'interno del mio DOM, magari animandolo, vediamo un po' di lag di performance. A differenza, usare un show, mentre il WHOIF è più comodo quando dobbiamo mostrare un contenuto piuttosto di un altro. Esempio banale, abbiamo una forma di login, se non sono loggato non voglio vedere il contesto dell'utente, chiaro? Per renderizzare invece una lista abbiamo bisogno dell'attributo WHOFOR. Sappiamo chi viene magari da React, tendenzialmente usiamo un map, andiamo a iterare i nostri oggetti e ci ritorna dell'HTML di JSX. In questo caso non lo possiamo fare perché, ricordiamo, noi lavoriamo sempre all'interno di HTML reale, questo è HTML, che viene solamente poi, passatemi il termine, mangiato, parserizzato da JS e computerà in qualcos'altro.
In questo caso abbiamo un array di stringhe, semplicemente possiamo usare anche degli oggetti e andare con la dot syntax a prendere poi tutte le sue varie chiavi. Definiamo una variabile all'interno dell'array, l'avremo a disposizione da questo nodo fino a tutti i nodi figli. Obbligatoriamente definiamo una key. A volte possiamo anche non credo che Vue.js renderizza comunque, però c'è un concetto per il quale la key è importante. Ci dice quando dobbiamo aggiornare questa lista. Vi faccio un esempio che sembrerà banale, però su un sito multilingua questa key era un ID che mi mostrava, per una consistenza di backend, che l'ID della lingua italiana e di quella inglese era lo stesso, identico, cambiava solo la label. Nel momento in cui andavo a cambiare lingua, non renderizzava nuovamente la lista aggiornata in lingua corretta, perché l'ID era identico. Quindi nel momento in cui lui cambierà il render di questo risultato, non nel momento in cui cambierà questa variabile, ma nel momento in cui cambierà la key. Claro? Il risultato è esattamente quello che ci aspettiamo. Noi possiamo anche andare a definire le azioni di interazione con l'utente, ovviamente, perché abbiamo visto nel diagramma iniziale che è tanto importante lo stato quanto l'interazione dell'utente poi per far girare la nostra applicazione. Quindi, venendo da una sintassi JavaScript, tendenzialmente si va ad aggiungere un listener al document o all'elemento che si vuole andare ad ascoltare, passato il termine, tramite JavaScript, quale andiamo a scrivere direttamente sull'HTML. Molto interessante, perché questa è la shorthand, in realtà la sintassi completa che non riuscivo a scrivere altrimenti se andava lungi è v-on2. Però all'interno della quale possiamo sempre andare a scrivere del codice JavaScript, in questo caso vado a fare un'assegnazione e resetto il messaggio. Quindi al click di questo bottone, questo messaggio diventerà una stringa vuota e non andrò più a visualizzare niente. Possiamo anche fare riferimento a funzioni, ma vediamo tra poco come. È molto interessante come anche possiamo andare ad aggiungere dei modificatori a quel click. Ad esempio abbiamo il prevent, abbiamo lo stop propagation, che basta aggiungere un punto, prevent.stopPropagation. E in questo caso possiamo direttamente andare a bloccare o l'evento o la propagazione o il bubbling dell'evento della persona. L'altro modo invece per ascoltare un input di un utente, e si può fare solo nei campi input, è l'utilizzo del vModel. Cos'è vModel? VModel è applicato a qualsiasi campo input, quindi select, checkbox, radio, cosa c'è ancora? Insomma, qualsiasi tipo di campo di input, al cambiare l'evento change, parlo di evento JavaScript, change di quel campo, andrà a cambiare la variabile del nostro data. In questo caso sto scrivendo la via all'interno di un campo che non si vede perché è un campo di input, ma probabilmente con dei colori molto accesi non si vede, che è un grigetto, e quello che sto scrivendo si ripete in maniera identica sopra. Queste sono proprio le basi, le cose che dobbiamo sapere per iniziare ad entrare nel mondo di Vue.js. Abbiamo visto quanto il codice è semantico, perché effettivamente le parole chiave che noi andiamo a utilizzare sono molto parlanti, sono facili da leggere, sono facili da mantenere, perché vi assicuro che aprire un progetto e vedere questa sintassi ci dà anche l'idea di come funziona il workflow, ed è anche facile da condividere nel team di lavoro, perché per quanto uno possa utilizzare un pattern di sviluppo, anche concreto, anche da librerie che si è creato con il tempo, anche da librerie conosciute, si esce da un pattern e tante volte tra persone non si riesce sempre a mantenerlo in maniera coerente. Con Vue.js, come con altri framework, ma secondo me Vue.js ci dà, grazie a questa sintassi che è molto, molto parlante, ci aiuta ad avere veramente il codice facile da condividere tra tutto il team. Un'altra osservazione ve la volevo fare. Quanti di voi conoscono React? O hanno provato React? Ok, quanti di voi hanno mai fatto questo trick? Cosa succede? Facendo finta che counter sia zero,
aumento due volte il suo valore consecutivamente, quale sarà il risultato? Asincrono. Chi l'ha detto? È asincrono. Cosa succede? Non possiamo sapere il risultato. Non possiamo sapere il risultato perché set state è asincrono e chi conosce React sa che c'è un secondo parametro che è una callback, una funzione che partirà nei momenti in cui lo stato è stato aggiornato. E quindi non possiamo, non è detto che la computazione finale sia quella che ci aspettiamo. In Vue.js non è così, è esattamente come ci aspettiamo che sia, perché settare le variabili in Vue.js è esattamente come settare una variabile in JavaScript. Questa è stata la reazione mia la prima volta che ho provato, ve la posso assicurare, perché non è stato proprio semplice. Le ultime due proprietà su cui volevo fare il focus sono computed e methods. Computed è una proprietà su quale possiamo andare a definire un numero, una serie di funzioni sul quale andiamo a raffinare il nostro dato di partenza per andare poi a visualizzarlo all'interno della nostra UI. Cosa fa di preciso una computed? Una computed colleziona dipendenze, ovvero può avere al suo interno riferimenti, scusate, sia a data che ad altre computed. In questo modo andiamo a ritornare, perché è obbligatorio ritornare un dato, andiamo a ritornare un valore che poi possiamo utilizzare esattamente come usiamo una proprietà di data. La cosa interessante di tutto questo è che non ci dobbiamo preoccupare di vedere se il dato cambia o meno per aggiornare, perché se il dato non cambia, se le dipendenze che collezionano queste computed non si aggiornano, ritornerà un dato cacheato. Quindi il risultato sarà sempre uguale. Faccio notare una cosa: se all'interno di higher number, invece di andare a prendere il numero più alto da questo array, fossi andato a tornare una nuova data, fare un return di new date, la data non cambierà mai. Resterà sempre la data nel momento in cui l'ho inizializzata, perché non ha nessuna dipendenza e quindi ritornerà sempre lo stesso valore. Il computed è esattamente quello che vi dicevo prima. Scusate, il method è esattamente la funzione che vi dicevo prima che si può chiamare all'interno di un evento utente. In questo caso è una chiamata implicita, ovviamente l'evento viene automaticamente passato da click, ma posso tranquillamente aprire le parentesi e passare l'evento e funziona esattamente allo stesso modo. Non siamo obbligati a ritornare nessuna variabile, ma possiamo fare assegnazioni o lanciare a sua volta altri metodi e creare infinite computazioni. In questo caso vado semplicemente a fare un toggle della visibilità, quindi quel paragrafo sarà visibile o non visibile. Claro? Quindi il computed viene lanciato ogni volta che una sua dipendenza viene aggiornata. È chiamato come una proprietà di data ed è cacheato. Un method viene lanciato ogni volta che ci serve, ovvero ogni volta che succede una determinata azione e noi lo vogliamo lanciare. Viene chiamata come una funzione e non è cacheato, perché ovviamente ogni volta vogliamo che ricalcoli il nostro valore da capo. Sommario finale, non abbiamo il problema del contesto. Chi ha usato React sa che spesso e volentieri, e non solo React, ha un problema con questa chiave, che è this, che è il contesto. All'interno di React a volte quando su un evento si va a cliccare qualcosa, si referenzia un metodo di classe, si perde il contesto e bisogna bindarlo in Vue.js e all'interno del nostro oggetto, all'interno dei nostri methods e dei nostri computed, il contesto è già bindato. Quindi siamo in un contesto safe e possiamo accedere direttamente con this a tutto l'oggetto di Vue.js. Non abbiamo il problema dell'asincrono, quindi chi all'inizio si mette ad usare Vue.js non avrà nessun problema a fare update consecutivi di variabili. Non abbiamo problemi di controllare se il componente deve essere aggiornato, se la UI deve essere aggiornata, perché automaticamente Vue.js se ne occupa per noi e soprattutto non abbiamo bisogno, di build steps per far partire il nostro progetto. Vi avevo detto all'inizio che tutto quello che scrivevo qua dentro funzionava in un file HTML. Direi che possiamo meritare una pausa Vue.js per oggi.
Un altro problema che spesso si pone nei siti internet è il content management. Quanti di voi hanno visto questa schermata classico wireframe dove abbiamo un header che non si vede sempre per il discorso del colore, un menu laterale e un dei post di blog all'interno? Scrivere tutto in un unico file potrebbe diventare, o comunque in un'unica istanza, potrebbe diventare davvero lungo da leggere, lungo da interpretare. Infatti dividiamo tendenzialmente la nostra UI in componenti, anche se non usiamo per forza Vue.js o un framework di rendering per la UI. Quindi tendenzialmente quello che fa un componente è prendere un albero di HTML e renderlo accessibile da un unico nodo, incapsularne la logica, quindi ogni componente ha una vita a sé stante, mi aspetto che ogni componente abbia un comportamento diverso, uguale ma allo stesso tempo diverso, nel senso, se ho due counter in una pagina e due accordi, non posso aprirli in maniera differente, se uno è aperto l'altro può restare chiuso. E quindi un'istanza diversa. E possiamo addirittura avere il suo stile, quindi ogni componente può avere il suo stile. In questo esempio andremo a creare quel componente della card di quel blog che abbiamo visto prima. Vue.js ha un metodo a disposizione che si chiama component, sul quale possiamo andare sul primo parametro andiamo a definire il nome, che sarà il tag HTML che poi andremo ad utilizzare nella nostra applicazione. Andremo a definire un template, quindi sempre nel nostro index HTML al momento, se vogliamo, andiamo a definire questo template dove sulla sua chiave deve avere lo stesso ID del template. E all'interno abbiamo il nostro HTML. Questo sarà il risultato. Essenzialmente, l'unica cosa importante da tenere conto è che il data diventa una funzione. Chi mi sa dire perché diventa una funzione e non resta un oggetto? Stavo qui, stavo Esatto. In JavaScript un oggetto è referenza di memoria, quindi nel momento in cui vado a istanziare più componenti farebbe sempre riferimento allo stesso oggetto. In questo caso, forse le prime versioni di Vue.js partivano, in questo caso Vue.js, se non mettete una funzione all'interno di un componente, non dovrebbe nemmeno, vi dovrebbe generare un errore e non renderizzare nulla. Essenzialmente la funzione serve per creare ogni volta un oggetto nuovo, e quindi una referenza di un oggetto nuovo. In questo caso possiamo quindi andare ad aggiungere più componenti che hanno vita propria. Però abbiamo visto che stiamo comunque usando data. Data ha un piccolo problema nel contesto di un componente, che non possiamo, ovviamente non sempre, però in questo caso che stiamo cambiando un titolo e un'immagine, renderizzerà sempre le stesse informazioni. Noi vogliamo poterle cambiare queste informazioni e quindi dal padre andare a cambiare le informazioni del figlio. Quello che si chiama essenzialmente il one-way data binding. Dal padre cambio le informazioni del figlio. Al momento le stiamo usando staticamente, in questo caso andiamo ad usare quelle che vengono chiamate le props. Va definito un array di proprietà, può essere anche un oggetto se vogliamo validarle, però se iniziamo a parlare di validazione di prop vi tengo qua 10 ore, anche perché io ce la fissa di questa cosa, per cui non ne usciamo più. Ho fatto per semplicità, ho lasciato un array. E poi, sempre nel nostro componente dove abbiamo l'applicazione, andiamo a definire quelle che sono le nostre proprietà. Vi dico una cosa molto interessante su questo. Vue.js, a differenza di altri framework, sebbene noi non definiamo le prop, le userà lo stesso. Dove le andrà a definire? Le andrà a scrivere all'interno del primo nodo di card item. Cosa vuol dire? Se card item è un link, quindi un tag A, e io qua aggiungo role article e non ho role all'interno delle prop, lui comunque nel link terrà role article. Posso andare a definire ovviamente quindi anche uno stile e una classe. Addirittura la cosa interessante è che la classe andrà ad unirsi con la classe che definisco nel primo nodo. Quindi se nella classe di card item, nel primo nodo, nella A, definisco una classe link e aggiungo una classe all'interno di qua su card item, andrà a mettersi a fianco alla classe link. Lo stesso per lo style. Questo può essere comodo o può essere scomodo. Perché? Se andiamo ad aggiungere ad esempio diverse prop in questo modo, diventa davvero pesante. Fortunatamente, Vue Binary è più intelligente.
se noi collezioniamo le nostre informazioni all'interno di un oggetto in data, con WBind va a prendere ogni singola chiave dell'oggetto cargo che vado a referenziare dentro WBind e le fa diventare ognuna una proprietà, quindi le fa diventare ognuna un attributo HTML con all'interno il valore della sua chiave, quindi title uguale a title, image uguale a quell'immagine lì. È chiaro? Quindi è esattamente l'equivalente di uno spread delle proprie React, di uno spread object. Va a prendere ogni proprietà e le aggiunge all'interno HTML. Una cosa importante è questo attributo qua, inheritance, attributes. È molto nascosto nella documentazione. Io l'ho trovato perché mi ci sono scontrato più volte con questo problema. Da API spesso capita di non avere solo le informazioni che ci interessano, ma la data di creazione, un oggetto che ci serve d'appoggio e tante altre cose che in realtà non usiamo. Trovarcele poi nel nodo HTML che vi dicevo prima, tutte spiattellate, quindi trovarsi un created at con una data sull'HTML fa venire un po' di angoscia, almeno a me. Questo inherit attributes setato a false ci permette di disabilitare questa feature di Vue.js, che però terrà comunque valida l'uso di class e di style. Quindi possiamo comunque andare a definire una classe aggiuntiva e dello stile aggiuntivo per questa componente, ma tutti gli altri attributi che non siano class style e quindi definiti all'interno di props verranno automaticamente rimossi. Nel componente, come nell'istanza principale, abbiamo anche quello che è il lifecycle. Il lifecycle è una serie di procedimenti di inizializzazione di un componente o di un'istanza di Vue.js sul quale viene assegnata una funzione e ci permette di lanciare del nostro codice. Non ve li posso mostrare chiaramente tutti perché anche qua ce ne sono uno scatafascio, nella documentazione sono scritti, faccio un piccolo focus sul mounted perché è importante. È importante perché è il momento nel quale il nostro HTML è effettivamente presente nel DOM. Quindi noi abbiamo accesso a questa variabile, alla variabile $element, che è il primo nodo del componente, o è il nodo principale della nostra applicazione di Vue.js. In questo caso vado semplicemente a fare un lazy loading, quindi a salvarmi l'immagine precedente, a mettere uno spinner, molto semplice per fare il caricamento. Al momento in cui l'immagine è caricata con un render semplicissimo, vado a sostituire quella che è la mia immagine reale. Al mounted, come vedete, abbiamo a disposizione quella variabile che non è, ad esempio, presente prima negli step di lifecycle precedenti. Possiamo anche andare a definire i nomi dei componenti custom. Con il tag component e l'attributo is, possiamo andare sia a scrivere noi staticamente, ad esempio, un H2, che andare a fare riferimento ha sempre ad un oggetto di data. In questo caso, io lo trovo molto comodo per fare tipografia. Abbiamo una serie di titoli, il title big, il title small, il title medium, però spesso e volentieri, per chi sta un po' attento al SEO, abbiamo bisogno di cambiare il heading, quindi l'H1, l'H2, l'H3, eccetera, eccetera, eccetera. Posso tranquillamente usare il componente, tipography, oppure posso usare i componenti e passargli il tag che mi interessa senza nessun tipo di problema, oppure posso decidere quale lista far vedere. A volte lo uso per disegnare dei blocchi di pagina, ci sono molte cose utili per questo tipo di componente. So che vi avevo promesso di non farvi vedere cose un po' più avanzate, ma questo ci tenevo perché è una cosa fighissima. Vue.js ci dà un unico file per gestire un componente, che è il punto view. Ovviamente richiede i build steps di cui prima vi dicevo che non sono necessari, non è obbligatorio usare questo, però ci permette di definire in un unico file il template, lo script e lo style del componente. Possiamo aggiungere i preprocessori, quindi pug, sass, css, stylus, e usare scope e module. Module e css modules, penso che tutti lo conosciamo, semplicemente le nostre classi vengono scritte con un codice esadecimale, e scoped invece è una cosa proprio di Vue.js che davanti al CSS ti aggiunge un data sempre random tipo data v è un numero
sia nell'HTML che nella classe, quindi quello stile lì varrà solo per quel componente. È comodo perché non devo andarmi a inventare i nomi delle classi. Non so quanti di voi usano BEM magari e si trovano alcune classi, io mi trovo alcune classi che vi assicuro che le binari da Soave a da casa mia fino a qua sono più corti, però in questo modo possiamo addirittura andare a scrivere lo stile direttamente sui tag. So che è un po' sbagliato, però farò veloce. Cosa ci sia dietro a questo? Io non lo so, perché Vue.js riesce a farlo dietro un unico file. Io non ho mai aperto il loader, non voglio neanche sapere, però probabilmente è magia nera. Vue.js, a differenza di altri framework data driven, ci permette anche di aggiornare gli eventi verso l'alto, quindi di fare quello che è il two-way data binding. Abbiamo detto il one-way data binding è quello che da un padre, dico al figlio, usa questo dato, cambia questo dato. Vue.js ci dice, bene, posso da un componente figlio mutare il dato di un componente padre. Questo è un componente per una paginazione di uno slider, quindi avrò due bottoni, destra e sinistra, al clic di uno voglio cambiare nell'informazione del padre la slide corrente, in modo da poter cambiare la posizione delle mie slide. Con l'attributo emit, questa è, scusate, la funzione emit, possiamo definire il nome dell'evento e più parametri, più argomenti, i quali saranno i parametri che verranno poi passati, okay, alla funzione che riceverà questo evento. In questo caso non passo nessun parametro perché so che al next slide andrò ad aggiungere uno, al prep slide andrò a togliere una slide. Basterà istanziare il nostro componente con la sintassi di ascolto dell'evento di Vue.js, quindi con la chiocciola o il won, possiamo andare a rimanere in ascolto di questo evento e far accadere qualcosa nel momento in cui rimaniamo in ascolto. In questo caso non faccio niente, non lancio nessuna funzione per semplicità, per compattezza della slide, semplicemente faccio riferimento direttamente alla slide, ne aggiungo una, ne tolgo una. La cosa in più che ci permette di fare anche è di poter aggiornare questo dato in qualsiasi punto dell'albero dei componenti. Ad esempio, in e-commerce devo aggiungere un prodotto al carrello e voglio dire all'iconcina in alto del carrello di aggiornare il numeretto dei prodotti. Nel momento in cui clicco io non ho facilmente la referenza di quel carrello lì. Quindi possiamo andare a creare un event bus. L'istanza di Vue.js viene istanziata su una variabile che poi ci portiamo dietro nel nostro file e possiamo usare direttamente quel bus per lanciare la funzione init e con il nostro nome dell'evento, avere a disposizione la funzione on da agganciare per ricevere quell'evento e anche l'off per togliere il binding a quell'evento. Ovviamente questo è l'oggetto di Vue.js, nel mio method magari clicco di un bottone vado a lanciare questo evento che viene emittato. In un altro componente, al created, che è un altro metodo di lifecycle, questo per inciso, il created, viene lanciato nel momento in cui l'istanza proprio JavaScript dell'oggetto di Vue.js è creato, quindi abbiamo accesso alla variabile this. Qua mi sono perso myMethod, mi sono perso il this. Va a chiamare myMethod. Possiamo quindi lanciare eventi like a bus. Transizioni, questo so che è un argomento un po' complicato subito, ma se stiamo un po' attenti riusciamo a trovarlo. È molto semplice e molto utile. Quando vi dicevo prima le transizioni, quindi il cambiamento di stato da uno all'altro, vederlo con una transizione. È molto interessante questo. Dove viene applicato? Viene applicato tramite un componente che si chiama transition, che wrappa essenzialmente un altro componente che ha una condizione, quindi WIF o WSHOW. Vi prego non usatelo sul WIF, vi assicuro che se avete tanti nodi trovate soprattutto con le animazioni un sacco di dati di performance. Nei dynamic component, che è appunto il tag component che avete visto prima, nel tag radice di un componente, oppure cambiando una chiave key, esattamente quella key che avete visto nel listato. Potete aggiungerla sul tag HTML, cambiando quella key si può triggerare una transizione. Come funzionano le transizioni in Vue.js?
abbiamo due stati, enter e leave. Chiaro? L'enter e il leave to rappresentano lo stesso stato, perché l'enter vuol dire non sono visibile e il leave to vuol dire non sono visibile. L'enter to e il leave vuol dire sono visibile perché uno è sono effettivamente diventato visibile, non visibile sono effettivamente diventato visibile. E vleave invece vuol dire sono visibile ma sto per diventare invisibile più che per uscire dalla prima. In mezzo a queste due transizioni c'è questo, l'enter active e il leave active, che ci permette di poi andare a definire quella che è la curva per la nostra transizione. Questo è il componente transition. In questo caso ho usato un VShow, quindi una conditional visibility, conditional display. Nel momento in cui passerà da visibile a non visibile, io voglio farlo con un'opacità. Come faccio? Do un name alla mia transizione, in questo caso è fade, prendo gli attributi che abbiamo visto in precedenza, quindi enter, enter to, leave to, e li prefisso con il name che ho dato alla transizione. In questo modo posso andare a definire per fade enter active e fade leave active, che è esattamente tutto il periodo in cui avviene la transizione, la mia curva e il mio timing, ovviamente. Mentre per l'enter e leave to, quindi la transizione iniziale e finale, dico che parto dall'opacità 0. Il risultato è appunto questo. Al toggle della visibilità vedo semplicemente il testo che entra ed esce. Posso anche andare a definire un diverso timing, ovviamente, tra entrata e uscita, perché nel momento in cui vado a separare le classi enter e leave, posso definire queste tempistiche anche appunto le curve in maniera diversa, come in questo caso, che esce molto più lentamente ed entra più velocemente. Ci permette nei componenti dinamici dove abbiamo delle key e anche sul WIF VS di aggiungere la mode. Cosa intendo? Nel componente dinamico possiamo decidere di passare da un componente all'altro. Un esempio potrebbe essere una pagina, dalla pagina home alla pagina about, oppure dal bottone di salva al bottone di edit. Ovviamente nel momento in cui abbiamo due componenti possiamo decidere di fare la transizione allo stesso momento, quindi non scrivendo la mode, si toglierà l'opacità di uno e allo stesso tempo entrerà l'opacità dell'altro, con la mode out in prima uscirà il componente vecchio e poi entrerà quello nuovo, e con in out sarà esattamente il contrario, quindi prima entrerà quello nuovo e poi uscirà quello vecchio. Ho fatto un fiddle, questo era in realtà per far vedere le differenze istanze del componente, ma penso che ci fossimo già a questo concetto. Questo è un fiddle con le mode. Ad esempio, non c'è il view router all'interno di questo esempio, semplicemente io ho messo una variabile all'interno di data che mi vado a cambiare al clic di questo bottone. Però questo è l'effetto di un mode out in. Scusate i colori, anche qua sono terrificanti, dal PC vi assicuro che non è così. E se io vado a cambiare la mia mode, quindi diventa in out, vedete che prima entra quello nuovo, poi esce quello vecchio. Noi ovviamente non lo vediamo perché è già completamente entrato quello nuovo. Mentre se andiamo direttamente a togliere la mode, si è mangiato, eccolo qua, invece verrà lanciato simultaneamente. Si vede? No. Questo era il fiddle, appunto. Ci permette anche di avere delle callback JavaScript. Anche qua sono tantissime, veramente tante. La documentazione di Vue.js è comunque fatta davvero bene. Sarà possibile andare a vederle tutte. Evitando il name,
possiamo andare sempre con la sintassi di ascolto dell'evento, andare a definire per ogni azione che abbiamo visto sempre nel diagramma di prima un'animazione in JavaScript. Avremo accesso al componente element, che è quindi quell'elemento che andremo ad animare, e una callback done, che dovremo eseguire nel momento in cui l'animazione sarà finita. Perché è importante done? Per due motivi. Uno, se avete concorrenza col CSS, capita a volte che avete un'animazione di dover lanciare un'animazione JavaScript, oppure un'azione JavaScript e poi un'animazione CSS. Vi assicuro che l'ho usato non per ovviamente usare sia l'animazione JavaScript del CSS, ma per aggiungere una classe all'enter e allo stesso momento poi alla fine di aver aggiunto quella classe lanciare l'animazione in CSS. L'altro motivo è appunto per le mode. Se non dai un done, non sa quando far partire il mode out-in, in-out, perché non si trova più il momento in cui la callback dell'animazione finisce. Per il CSS, per sapere quando finisce, invece usa le API native di JavaScript on transition end, con tutte MS transition end, WebKit transition end. Sono delle callback che ci identificano quando l'animazione su un determinato nodo è completata. Possiamo quindi andare a fare tutte le nostre bellissime animazioni e transizioni senza nessun particolare difficoltà. In un reale caso d'uso non abbiamo i dati scritti a mano, a manina nell'HTML e neanche a manina nel tag nelle proprietà sempre dell'HTML, ma andiamo a chiamare da un server. Diciamo che anche qua c'è una best practice da seguire per trovare in maniera corretta. Io ho fatto un piccolo esempietto basandomi su Star Wars, che è questo, non so se si vede. Ok, come vedete c'è uno spinner all'inizio, gestisce il caricamento dei dati e poi sarà visibile il nostro HTML. Io posso cercare quindi in qualsiasi cosa dal mio campo di testo o andare ad ordinarle in maniera differente dalla mia tendina e posso anche tenerle sincronizzate. Adesso non mi viene in mente cosa potrei fare, tipo ok, ha tolto il primo, però sono sia ordinati per titolo che per la ricerca e ha tenuto in mente la ricerca che ho fatto. Ora lo vediamo nel dettaglio, però andiamo per il concetto. Al created andiamo a lanciare il fetching del dato. In questo caso ho usato fetch. Non c'è la parte della conversione a JSON della risposta, perché non ci stavo. Però cerchiamo, è giusto per rendere l'idea, al fetch, appena è finita la nostra chiamata, abbiamo la nostra risposta e andremo a settarla all'interno del nostro array di persone, in questo caso ho usato le persone, i personaggi di Star Wars, e andrò a fare un display all'interno della mia lista. Ovviamente nelle connessioni veloci questo è molto figo perché non si vede assolutamente lo stacco, nelle connessioni un po' più lente abbiamo bisogno probabilmente di un load. E qui quindi andiamo a far vedere l'esempio. Si vede? Si legge? No, vero? Così? Già di più? Ok. Questo è il mio HTML. Nulla c'è di più di quello che abbiamo visto prima. Ho definito il mio componente del template del film, quindi la singola locandina, e poi la mia applicazione. È molto verboso, adesso ve l'ho messo Bootstrap o qualche classe così per dare un po' di stile. Come vedete all'interno del mio input c'è il VModel, sia per la search key che per l'order by. Poi andrò a scrivere all'interno della mia lista i film. Andiamo a vedere nel dettaglio, questo è il componente del film. Quindi ho definito il mio componente con il mio inherit attributes false, come ho detto prima, perché vado a usare vbind per mettere dentro tutte queste informazioni. Ho due computed, una che mi sistema l'anno di pubblicazione del film, perché mi arrivava come una stringa separata da trattino e io volevo solo vedere l'anno, e una per creare questo poster, perché queste API a quanto pare gli faceva schifo darti l'immagine del film, per cui ho utilizzato un placeholder con il titolo. E questa invece è la nostra applicazione in Vue.js.
Abbiamo il titolo del film, abbiamo la chiave di ricerca e la chiave di ordinamento. L'array dei film, la chiave che ci identifica se è caricato o no, e poi abbiamo i nostri errori. Al created viene lanciata la chiamata asincrona, viene ritornata la risposta in JSON, e poi vado a settare a, forse non si vede probabilmente per il colore, vado a settare a false il caricamento e a settare i miei risultati nel film. Come fare a mantenere invece sincronizzato la ricerca con l'ordinamento? Mi sono creato una computed che si chiama Filter Films List, dove prima vado a filtrarmi i film tramite la mia chiave di ricerca e poi vado a fare un sort by. In questo caso, per semplicità, ho usato lo hash, ma potete farlo anche normalmente in JavaScript. Mi sono andato ad ordinarli. In questo caso non vado più a fare display della mia lista, che è la sua dipendenza, che è questo Films, giusto? Non vado a fare display direttamente della lista di film, ma vado a fare display direttamente della mia lista computata. In questo caso, se vado ad aggiornare, in questo esempio non c'è, ma se andassi ad aggiornare ad esempio il titolo, questa lista di film ritornerebbe sempre lo stesso risultato, cacheato. Non andrebbe a ricalcolarsi tutto il risultato. Vediamo se c'è altro. No, questo è l'esempio completo funzionante. Comunque, nella slide c'è il Fiddle e dentro il JSFiddle c'è tutto il codice se avete bisogno di vedere come funziona nel dettaglio. 5 ragioni perché. Vi dicevo anche che la scelta di questo framework, come avete visto, parte per la semplicità e la approcciabilità, deriva anche da altre piccole parti. La prima, appunto, non è richiesto nessun build steps, quindi possiamo farlo funzionare anche su progetti vecchi. Non ultimo, mi è capitato qualche mese fa di dover mettere le mani sul progetto che richiedeva un supporto abbastanza paleolitico e non potevo sicuramente aggiungere pipeline e quant'altro, e aggiungendo lo script di Vue.js sono riuscito a fare una cosa che in vanilla ci avrei messo probabilmente mezza giornata, un'ora di tempo. Delle API molto semplici. Aggiornare e modificare il data è semplice, non c'è richiesto appunto una conoscenza delle API o una conoscenza di un qualcosa di diverso dal JavaScript. Il contesto è autobindato e l'update del rendering è out of the box, ce lo gestisce Vue.js. Possiamo aggiungere modularmente quello che vogliamo, non dobbiamo per forza partire con la Vue.cli e andare a aggiungere Vue.ex, Vue.router e sperimentare, trovarci in braghe di tela, perché non riusciamo a trovare poi il bando della matassa. Possiamo partire da un semplice esempio come questi qua, da dei file index.html, e poi studiarci piano piano il nostro framework ed integrarlo nei nostri progetti. Questo è interessante, non è richiesto JavaScript S6. Io ve lo consiglio. Io non saprei sinceramente come vivere in questo momento senza, ci sono alcune cose che sono spettacolari. Addirittura uso già ES 2018 perché c'è già lo stage 3 per Babel per poterlo usare, però sinceramente se c'è magari qualche giovane programmatore che non conosce ancora S6 o uno sviluppatore che non è front-end e quindi non odia JavaScript, io avendo a che fare spesso e volentieri con sviluppatori perché no, JavaScript, oh, non ce la possono fare, e non lo vogliono vedere, però il vecchio JavaScript lo conoscono e se c'è bisogno ci possono mettere le mani. Questo è molto comodo, sempre dipende dalle richieste e dai requisiti del vostro progetto. E questo, l'unico consiglio che vi posso dare a questo punto è provatelo, perché nel mobile è di una velocità incredibile. Io ho fatto più di un progetto, su mobile ha delle performance che nemmeno con l'HTML renderizzato che avevo su un progetto normale riuscivo a raggiungere queste performance. L'unica cosa su cui dovete stare attenti è il mobile per avere sempre le performance al top, non innestate troppo le chiavi negli oggetti di data. Tenete sempre il data, semplice, non aggiungete troppi livelli di profondità perché quello sul mobile può dare del fastidio, perché sono probabilmente dei calcoli che lui fa fatica a fare. L'ultimo punto, non potevo ovviamente scriverlo, però c'è Norris approve, per cui io vi consiglio di provarlo assolutamente.
Vi lascio alcune risorse, la classica Amazon List, il listone con tutti i vendor creati, il forum ufficiale, il link a VueX, a VueRouter e VueCli e alla guida di Server Side Rendering. Chi non sa cos'è Server Side Rendering, ovviamente la nostra applicazione non ha questa HTML che noi pensiamo di avere, non ce l'ha renderizzato a livello di pagina, è un po' per i vecchi motori di ricerca è un po' problematico, ma il server side rendering ci permette di andare a renderizzare l'HTML prima attraverso un server node. La guida è fatta molto bene ed è molto più facile da ottenerlo rispetto ad altri linguaggi. Ovviamente serve una conoscenza di Node.js per poter venire un po' fuori. Vi lascio anche riferimento ad alcune view people, molto più in gamba e soprattutto da cui ispirarvi, da cui trarre ispirazione. Evan Yu, che è il creatore, Calvipon, ma è creatore ufficiale del plugin per l'internazionalizzazione. Linus Borg, qualcuno ha mai visto questo nome? Io penso di sì, risponde a qualsiasi domanda all'interno del forum e oltre ad essere nel core team. Acrium gestisce la parte di della DevTool più la parte di VueRouter, Katashin invece la parte di UX, Sara Drasner è, passatemi il termine, un po' l'influencer di Vue.js. Lei fa animazioni, crea articoli su Smashing Magazine, crea tutorial e soprattutto per chi inizia ad usare il framework la consiglio molto, quindi Sara Drasner, leggere i suoi articoli per iniziare ad entrare nel mondo di Vue.js. Un ultimo pensiero lo rivolgo un po' al difetto di Vue.js, se vogliamo. Vue.js è giovane, la comunità di Vue.js è giovane, quindi non vi aspettate di entrare nel mondo Vue.js, di essere in un mondo come Laravel o Rails, anche se non c'entrano niente con JavaScript, oppure React, dove cerchiamo Laravel login, viene fuori al mondo, React login, viene fuori al mondo. Qui no, non c'è tantissimo. C'è molto, sta crescendo velocemente, ma c'è bisogno di qualcuno che le scriva. Quindi metteteci la testa, io ci ho provato, ci sono sul mio GitHub, ci sono, che è scritto in parecchi slide, ci sono degli esperimenti, uno dei quali è, per chi conosce Styled Components, è Vue Styled Component, che è il porting di Vue per Styled Components. È da un po' che non riesco a lavorarci, però ho promesso di riaggiornarlo. Ed è addirittura sul repository ufficiale di Styled Component. Quindi condividete quello che fate, condividete gli esperimenti, condividete il codice, condividete la passione, perché è quello che ci fa tenere qua assieme, quello che ci permette poi di salvare del tempo quando lavoriamo noi cercando il pacchetto che ha creato qualcun altro. E se avete domande, qualsiasi cosa, sono qui dopo, sicuramente, prima di trovarmi in condizioni pessime, no dai scherzo, all'aperitivo. E io davvero vi ringrazio di cuore.